Nelle puntate precedenti. Che figata. Poi trovi gente del Great Boot Rally così. Bertona si è comportata alla grande. E via, liamo, forse qualcosa di più croccante, ma tutto normale penso. Ah, comunque casi della vita trovare gente del GBR qui, figo. Andatevi a vedere sul canale i video del GBR, ve ne lascio uno così per gusto qua in alto, tanto per, ma andateveli a vedere tutti. Uff, bauscio, dalla lì, figurati se quella non è una strada da fare in moto, stronza. Frico, molto frico, molto frico. Dio, l'ho tenuta! Hola! Anche oggi abbiamo dato il saving plan di Ciccio Benza. E anche oggi abbiamo salvato. Uff! Bella insidiosa qui, però un po' di più di prima. È stato cagamento sotto. Cioè non so, ma gancio da davanti. Non ho mica capito. Cazzo, Luca! Luca con l'altro desert, mo! Ci ha dato! Oh! Fighissimo! Ebbene dai, sostina per il pranzo fatta. E adesso torniamo in moto, alla grande. Top, ripartiamo dopo la sosta, pranzo veloce, paninetto, easy peasy lemon squeezy. Oh, bella questa terra nera comunque. Molto bene ragazzi, oggi siamo a 88 km effettivi percorsi e 2 ore e 50 effettive di moto. Considerato che sono l'una e un quarto, un buon andare dai. Podere San Martino, che figata. Madonna, che figo. Veramente molto bello, toppissimo ragazzi, madonna, guarda che roba, okay, sdrucciolevolissimo il fondo, proprio si sente, fighissimo ragazzi, veramente figo, sono proprio contento. Le gambe cominciano a essere stanchine. Mamma mia quanta polvere. Ah, prima eravamo lì, penso. Chihuahua! 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 Ciclisti massicci, cazzo. Bene, bene. Siamo ripartiti dalla Santa Lucia. Abbiamo bevuto il punch. Punch alla livornese, mi pare. Leggeremo poi qual è la ricetta e che differenze ci sono con il caffè del marinaio di San Benedetto. E ripartiamo alle polveri. Siamo a 100 km, 100 km di effettivo percorso e 3 ore e un quarto effettive di moto più tutto il resto del tempo. Che bene, sono un po' più felice, un po' più bello. Cazzo, le strade così sono belle perché sono super rilassate e sono effettivamente adattissime, quindi a moto di un altro peso e cilindrata. Poncio fa effetto comunque, eh. Poncio o poncia alla livornese fa effetto, fa ruttare bene, fa digerire. Questa sera bisognerà stare un po' più leggeri con la cena perché ieri sera ho un po' esagerato, infatti stamattina l'ho un po' sentita. Oh, siamo in un altro campo eolico qui, quindi questo qua davanti non è quello che abbiamo visto prima, ma è un altro. Boia, ma che grandi che sono. Uff. La cosa si fa più croccante. La cosa si fa più croccante ed è interessante. Ha bloccato il piede. Ha bloccato il piede. Aspetta. Eccolo. Tutto bene. Sì, sì. Ho preso paura per il buco. Lo so. Aspetta. Ah, sì. Salve, ho preso paura per... ecco, occhio che va giù. Va nel buco, va nel buco. Portamela su tu, per favore, va, che io non riesco. Frizione è in prima. Tirata la frizione. Ma ecco. Delicato. Delicato,
bravo lui. Bravo lui. Mi sono fermato per non e ho perso l'equilibrio. No, benissimo, benissimo. Allora lì ti sei cagato in mano. Sì, per il buco. Perché è il classico, no? Se hai paura vai giù. Sì. Ti trafficava del buco. Ho provato a spostarmi, non ci sono riuscito, sono caduto. Vale la pena, non lo faccio il buco. Ma se rischio troppo a non andare. Mi ci butto qualcuno, vai dentro con le zampe. Sì, infatti. Vabbè. Dai, se stai bene. Sì, sì. Perfetto. È stato un coglione. Ho preso paura. Sono stato un pirla perché ho preso paura per la buca e mi sono appoggiato. Vabbè. Mi sono appoggiato da fermo come un pirla. Vabbè, succede, ho preso paura per quell'enorme buco e non ho accelerato come dovevo. Avanti, andiamo sempre più su. Wow. Minchia. Qua impegnativo, cazzo, a livello di vibrazioni. Ah no, ma no, no, questa ginnastica, cazzo. Va uscia, madonna. Ragazzi, madonna, sta roba è pesantissima a livello fisico, a livello di vibrazioni che ti dà sta roba. Oh, grazie a Dio. Facciamo il terzo parco eolico del giorno. Che figo, un sacco d'aria comunque. Beh, giustamente ci sono sti mostri che pompano. Un attimo temevo volessero fare tipo una roba così e ho detto moriremo. Molto bella la strada comunque. Ah, bene bene, 130 km percorsi, 4 ore effettive di moto e sono le 3:10. Abbiamo ancora 3 orette complessive circa per tornare alla fattoria e circa 60 km meno da fare. Che dire, che non sono stanchissimo, ma comunque un po' la sento. Come vedete sto scendendo sereno, il culo sulla sella, a riposo proprio. Bel giretto, sì, veramente. E sono belli i giri così rilassati, cioè ogni tanto qualcosa di più croccante è figo, ma questi giri mi aiutano perché mi permettono di consolidare l'abitudine, consolidare l'esperienza, consolidare le tecniche e poi anche aumentare il grado di confidenza, perché alla fine su strade più facili puoi permetterti di osare un po' di più e di conseguenza cresci, no? Fai continuamente dei click. Madonna come si sbrissia qua. E qua si sbrissia. Ma qua si sbrissia ciò. Ecco, adesso ti sei incastrato nel posto sbagliato. Molto figo, bisogna irrigidirsi, invece mi irrigidisco spesso. Anche lui seduto va come un siluro, cazzo. Vabbè, esperienza e bravura, ragazzi. Manico, ah, bello, bellissimo. Ah mio, comincia un po' la stanchezza a farsi sentire, nonostante non abbiamo fatto tantissimi chilometri, ma sono comunque tante ore che siamo in giro. Uff, ok. No. 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 Perché? Stancante, cazzo. Porco zio. Ok. Madonna. Comincia a essere stancante, sì, pur essendo facile. Ok. Cazzo, va via anche lui. Complimenti. Urco. Ma dove cazzo sono andati? Porco. Che figo. Porco zio, come cazzo vanno questi due? Si è fatto male? Sti cazzi. Cazzo, voi due viaggiavate però, eh?
porca troia! Eravamo dietro. No, lo so che eravate tu, io dietro di te, a un certo punto avete cominciato a tirare, io vi sono stato dietro, ma hai visto, cioè, mi avete staccato, porca troia! Tutto sta dietro lui. Cazzo di cane, lui va. Ho visto, ma eravamo in tre che stavamo pittando duro. Hai finito lo serrato? Basta. Figata, beh, praticamente abbiamo finito il giro perché, come vedete dalla mappa, stiamo per tornare al punto di partenza. Amici, 172 km, bel giretto, diciamo che chiudiamo sicuramente a 175, non lo so. Ragazzi, come sempre, io spero che questo video e gli altri miei video vi piacciono e vi siano piaciuti, insomma spero che questo video vi sia piaciuto. Non dovete fare altro che iscrivervi al canale, come sempre ve lo dico, attivare la campanellina, mettere un like, commentare, commentate ragazzi, commentate, venire su Instagram, venire su Facebook, venire su Telegram, venire dove volete, basta che venite. E come sempre, sicuramente ci vedremo lunedì prossimo alle 18. Ciao! Io non è stanco, sì, ma non più delle altre volte, ecco. Quando vedo stanco Daniele è il momento di fermarsi. Sì. Vabbè.